Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolatuno su Yo-Kai Watch Puni Puni, oggi con una maglietta adatta. Eat, sleep, Yo-Kai, repeat. È un po' una frase che si usa per tante magliette, in questo caso è stata utilizzata per una maglietta con Yo-Kai Watch. E vi lascio il link in descrizione dove comprarla, è uno store americano, quindi vi arriverà insomma in tempi abbastanza lunghi se non chiamate la dogana. Tipo a me ci ha messo più di un mese per arrivare, però insomma è costata neanche tanto, quindi ok così. Oggi non andrò a fare nulla di tutto quello che riguarda l'evento, anche se devo dire che mi sta piaciucchiando abbastanza, però andrò invece a slottare nella slot americana. No, mi sarà un attimo scollegato. Dicevo, andrò a fare un po' di slottate sulla slot americana. E forse qualcosina anche da quella normale, che devo trovare un po' di roba ancora. E dicevo, non andrò ancora a fare niente qua, penso che lo farò forse alla fine. Non dico a fine mese, però va male perché non ho praticamente nulla di punti. Potrei mettermi un giorno intero a giocare e farmarli, ma è una noia tremenda. Quindi penso che andrò a fare, come dovevo fare tempo fa, un po' di slottate americane. Vediamo quello che trovo. Poi magari vado a fare un po' di slottate su quella normale. Voglio arrivare almeno a fare una volta in Fever Time su questa americana e poi dopo vediamo quella normale. Ci siamo capiti, no? Dopo tantissimo tempo mi sono rimesso le cuffie per giocare a Yo-Kai Watch Puni Puni e è interessante la cosa. Senti i suoni che prima non sentivi se giocavi senza cuffie. Peccato perché ci mancava davvero poco. Hawking. Dai, però sei bastardo, eh. Ui, eh no, invece, no, non lo è stato. Bravissimo. Insomma, tanto bravo non lo è comunque. Vabbè, questa volta niente perché dovrebbe. Ah, pensavo facesse un altro scatto in avanti, niente. Ah, Keikoma. Vabbè, insomma, ce l'ho già, mi sembra, sì, infatti. Oni. Quel simbolo significa Oni, fratello, non Oni orco. Vediamo un po' un altro. Niente, stavolta pure bianco. Chi è? Chi c'è qua dentro? Un bel. Ah, robot Yamada. Androide Yamada, non è robot, è diverso. Un robot e un androide sono due cose totalmente diverse. Un robot è fatto completamente di circuiti e lamiere o qualsiasi altro materiale. Simil metallo, simil ferro, insomma, ci siamo capiti. Una qualche lega. Mentre l'androide ha anche parti umane. Parti elettriche e parti umane. Quindi l'androide è solo un robot. Non sembra un androide. Andiamo in Fever allora! Dai! Fammi uscire qualcosa di eccitanta. Beh, meno male. Volevo dire, non lo so, tutta la sfilza di roba. Io non lo so, come si fa? Ma come si fa? Perché? Mi odi, slot americana? Mi odi? Dillo che mi odi. Andiamo a fare un po'. Quante monete ho più che altro da usare ancora? Monete Scrouse? Oh, usiamo un po' una moneta felice. Che poi di felice non so cosa abbia questa moneta, ma è felice. Usiamola un pochino. Koi, koi, koi! Fatti sotto, koi! Koi. E andiamo a fare un po' di slottate allora con monete speciali. Con monete da 3000 monete yokai, rosso. Ah, giuro che è la prima volta che mi capita un oggetto. Giuro che è la primissima volta. Ma è successo? Attenzione! Sarunian. Sarunian. Ah, lo stavo cercando questo. Cioè, lo stavo cercando. Mi sarebbe piaciuto trovarlo e l'ho trovato. Saru Scimmia Nyan verso del gatto. Non posso dire i nomi perché dopo se no devo dare i crediti a un altro canale YouTube che sembra che a quanto pare l'abbia inventata lui la mitologia yokai, quindi non posso farlo. Sì. Sì. Ci sta. Ci sta tutto. Assolutamente sì. Però mi manca Shibanyana.
Shibanyanano, yokai che volevo tenere. Vabbè, un altro Saurnian, però no. Monkey Accurate Punchy? I 100 colpi della scimmia, tipo? Attenzione, chi è? Mi sembra che sia Kijinyan. Dovrebbe essere Jibanyan pipistrello. Carino però. Robot sembra. Mezzo. La coda sembra da robot perché è tutta quanta storta. Non mi sta affatto dispiacendo fare un po' di slottate con quella normale. A parte Disnero. Vabbè, sì, non ce l'ho, quindi ok. Ma tanto mo a farmare le monete ci metto un attimo. Da quando, non so perché, ma da quando gioco a Puni Puni trovo yokai incredibili. E faccio anche 1000 monete quando va male, 1000 monete. Se va malissimo, 700 proprio. Ma proprio deve andare proprio male. Vabbè, però, Disnero, ti ho appena trovato, non tornare un'altra volta. Fratosto, ma... Un altro Overnian. Funian? Huyunian? Dai, solo mi manca questa e poi un'altra manca. Ti prego, dammi qualcosa di... Va bene! Non va male, va abbastanza bene. Masked Nyan. È l'uomo gatto. È un altro Overnian? Huyunian al tuo servizio. Dai, su. Siccome il video deve arrivare almeno a 10 minuti, facciamo un altro paio di slottate con questa qui. Da una stella, dai. Tanto poi tagliandolo non verrà neanche 10 minuti, quindi amen. Va. Il team che sto usando ora non è neanche quello più forte che ho, quello più forte che uso in genere. In genere uso roba proprio d'attacco totale, di distruzione massima, quindi... A questo punto direi che poi sta anche andando abbastanza bene alla fin fine. Mi manca solo questo quadro, poi si può andare nelle fogne e fare altrettante robe. E l'evento mi sta piaciucchiando, anche perché almeno si può prendere slottando Snartle o Omblu, chiamatelo come vi pare, Goku. Goku Omblu, una cosa del genere, quindi insomma è abbastanza potente l'evento. E sono molto soddisfatto che non debba prendersi con la fionda, no? L'evento fionda. Per questo video è tutto, QG come sempre vi ringrazio per averlo seguito, slottate abbastanza carine oggi. Vi ricordo che settimana prossima, domenica prossima alle 10, live di Yokai Watch Weeble Wobble che sta quasi per chiudere, quindi io vi ricordo, magari mettete un promemoria da qualche parte perché voglio che ci sia tanta gente in live, anche se poi rimarrà sul canale, ma quello è un altro conto. Mi raccomando, se ci volete essere mi fate un grandissimo piacere, io come sempre vi ringrazio e ci vediamo domani con la sconfitta del regno su Inazuma Eleven 3 e la sconfitta definitiva di Azula Arise. Bye bye!